Bentrovati con Non lo dirne edizione di Teleiato Notizie. Il Senato ha approvato con 249 voti a favore, 5 voti contrari e 14 astenuti l'articolo 34 del decreto legge sulla sicurezza, che inasprisce l'articolo 41 bis che viene applicato soprattutto per i condannati di mafia e camorra. Un voto quasi unanime, come ha sottolineato il Presidente del Senato Renato Schifani, che ha espresso plauso per modifiche strategiche per il contrasto alla mafia. Questo è quello che è successo stamattina al Senato. Vediamo invece in pratica cos'è il 41 bis. Quello che succede in questi giorni ha dell'incredibile. Un detenuto cui è stato prescritto il carcere in regime di 41 bis ottiene dal giudice per le indagini preliminari Pier Giorgio Morosini gli arresti domiciliari per effettuare accertamenti medici. Pertanto si ricovera tra tanti posti e cliniche specializzate che poteva scegliere all'ospedale civico di Partenico, con l'obbligo di soggiorno in una stanza isolata, fornita di televisore, dove non esiste nessun controllo da parte delle forze dell'ordine, a parte la consueta visita di accertamento per rilevare se il carcerato è ancora nella stanza assegnata. Gli accertamenti che il detenuto richiede sono dovuti alla precaria condizione dell'intestino perforato da un proiettile. Dai risultati il detenuto dovrà decidere se sottoporsi a una delicata operazione di ricostruzione che all'ospedale di Partenico sono in grado di effettuare o se rivolgersi altrove. Il detenuto di cui parliamo è un certo Nicolò Salto di Borgetto, del quale l'ordine di cattura è testualmente motivato. Per aver svolto tra l'altro il ruolo di reggente del mandamento mafioso di Partenico dal febbraio 2007, per aver mantenuto attraverso il continuo scambio di messaggi tramite Salvatore Corrao, Salvatore Musso ed i figli Antonio ed Alessandro un costante collegamento con gli altri associati in libertà, ed anche con il latitante Domenico Raccuglia al fine di progettare diversi omicidi di esponenti mafiosi della zona, di riorganizzare la famiglia mafiosa di Borgetto, nonché di gestire gli affari illeciti del sodalizio mafioso, svolgendo in tal modo funzioni direttive per l'organizzazione. E quindi Salto ha dato la Salto all'ospedale, è pronto a fare il gran salto nel buio dell'anestesia, è sintonizzato su Teleiato e si arrabbia se lo mettiamo in risalto. All'illustre degente porgiamo gli auguri di una subitanea riabilitazione, rilevando che meglio di così non poteva finirgli, a due passi da casa, con personale amico, in una stanza solo, libero di muoversi, di chiamare con qualche telefono amici e parenti, e poniamo un quesito al ministro Angelino, Jolie Alfano. Com'è che funziona questo 41 bis? L'altra domanda è rivolta al giudice che si occupa dell'indagine. Perché disporre il ricovero proprio all'ospedale di Partenico, cioè nel territorio in cui il boss ha espletato le attività criminose per cui è stato arrestato? A tutti quelli che ci credono ancora, soprattutto alle forze dell'ordine, e che mettono a repentaglio la propria vita credendo che le cose possano cambiare, richiamiamo amaramente il titolo di un libro. C'era una volta la lotta alla mafia. E succede anche questo, siamo all'assurdo. E visto che Nicolò Salto è un nostro assiduo telespettatore, gli ricordiamo qual è il suo ruolo nel mandamento di Partenico e Borgetto. La totale disponibilità di Giuseppe Bacarella, di Gaspar Bacarella e di Salvatore Lapuma a favore della famiglia mafiosa di Borgetto era confermata dal contenuto di altre rilevanti conversazioni ambientali intercettate, oltre a quelle già analizzate il 24 agosto 2006 e il 2 ottobre 2006,
che dimostravano lo stabile inserimento degli indagati nell'organizzazione mafiosa. Nel colloquio ambientale dell'11 aprile 2006, Gaspare Bagarella racconta di provare ancora molta rabbia e risentimento per la morte di Maurizio Lo Iacono e di averne discusso in più occasioni con il fratello Giuseppe al fine di approntare una reazione, avendo constatato che il padre Francesco, condannato alla pena dell'ergastolo, aveva accettato passivamente il tragico evento, considerato un grave errore da parte dei nuovi referenti della famiglia mafiosa. Si è sbagliato e si sta sbagliando a non fare niente, perché suo padre l'ergastolo ha. Suo padre si sta facendo l'ergastolo e muto, sapendo tutte cose. Bagarella confidava che l'omicidio di Lo Iacono era solo la prima fase di un preciso programma che prevedeva l'eliminazione anche di Salvatore Corrao, salvatosi perché tratto in arresto il 18 aprile 2005, e del nipote Musso Upicciriddu nel tentativo di sovvertire la gerarchia di comando all'interno della famiglia mafiosa di Borgetto. A Salvatore ce lo siamo levato perché se lo sono portati, poi ci leviamo a quest'altro. A questi ci rifacciamo e se Upicciriddu sbrizia ce lo togliamo davanti. Bagarella precisava di aver appreso tali circostanze dal fratello Giuseppe nel corso di un incontro con Antonio Giambrone e un altro soggetto non identificato, all'esito del quale Giuseppe Bagarella era riuscito a mitigare i predetti propositi di morte, garantendo personalmente per Musso e la Puma, avendo fatto credere agli interlocutori il loro totale asservimento ai nuovi capi. Se non era per mio fratello, Upicciriddu proprio a quest'ora non ci sarebbe più. L'identificazione di Antonino Giambrone quale uno dei due interlocutori di Giuseppe Bagarella si evinceva dal successivo riferimento sprezzante di Gaspare Bagarella, manifestato mediante uno sputo e la contestuale osservazione di Salvatore La Puma, che indicava Giambrone con il nomignolo Ninuzzo. Nel proseguo, Gaspare Bagarella narrava di un incontro avuto con Santino Musso, nel corso del quale aveva manifestato l'intenzione di organizzare un appuntamento con due soggetti non identificati al fine di ucciderli, utilizzando un fucile. «Possono chiacchierare là, che io affaccio da questa finestra. Fateli venire. Affaccio da sta finestra, io ho detto, con una sola, devono cadere tutti e due. Volete vedere voi altri?» Gaspare Bagarella aggiungeva di aver riferito a Musso che se solitamente si atteneva alle decisioni del fratello Giuseppe, in tale occasione avrebbe agito senza indugio, precisando di essere in grado di colpire un bersaglio alla distanza di 150 metri. Nell'epilogo del colloquio Bagarella ricordava che unitamente al fratello Giuseppe aveva inviato a Raccuglia, Sciaverio, un fucile per dimostrare la loro abilità nel maneggiare le armi. In merito a Salvatore Corrao, lo stesso chiedeva più volte informazioni di Valigia, Giuseppe Giambrone e del nipote Antonino, arrivando a dichiarare di sognare la notte la soppressione del primo mediante strangolamento e di essersi svegliato con dolori all'arto superiore per la forza impressa durante il sonno, dimostrando tutto il suo rancore. Corrao giustificava il comportamento ostile di Francesco Nania in quanto fortemente influenzato da Antonino Giambrone. Musso chiedeva a Nicolò Salto, presente al colloquio perché seduto accanto, notizie della sua prossima scarcerazione, anche al fine di provvedere alla riorganizzazione della famiglia mafiosa. Non le deve fare allora queste fondazioni? Salto si dichiarava fiducioso di essere rimesso in libertà in tempi brevi e di volere contribuire attivamente alla ricostruzione del sodalizio, invitando Musso a ricordare a Domenico Raccuglia tale suo proposito. «Digli che mi aspetta, digli che mi aspetta». Salvatore Corrao, incalzato dal nipote al fine di realizzare la riorganizzazione della famiglia mafiosa da parte di Raccuglia, non le deve fare allora queste fondazioni? Disponeva di agire solo in presenza di condizioni favorevoli o altrimenti di attendere la scarcerazione di Nicolò Salto. Se c'è la possibilità, sì. Se no, aspetti, che prontamente ribadiva la sua richiesta di essere atteso per dare esecuzione al predetto progetto. No, mi deve aspettare. Deve aspettare. E continueremo nei prossimi giorni a raccontare quello che è successo un po' nel nostro territorio. E visto che Nicolò Salto è un nostro assiduo telespettatore, ci aspetta salutarlo e alla vecchia maniera. Voscenza benedica, ci segua perché ne sentirà del